Siamo sull'auto. Ah! 2,60 in un attimo, eh. Ce l'hai tu, corto. Ce l'hai lungo. Io ce l'ho lungo, vedi che sporge. E attenzione alla bionda ai comandi. No, alt, fermi tutti, combinazione astrale, perché stavo unboxando il kit da vlog che mi ha dato GoPro con il light mode, con il media mode e i suoi microfoni, con il nuovo Volta Battery Grip, con i comandi remoti, la possibilità di estendere la batteria di GoPro 9 e 10, e mi arriva l'invito di Kia all'Electrification Everyway a Monaco, dove vedrò l'anteprima della nuova Niro Concept EV9, che nel frattempo stavo anche configurando il Find X. Andiamo a fare un bel video esperienziale. Ecco, parcheggiare fuori dall'aeroporto di Linate per risparmiare 10 euro, cosa che faccio sempre perché mi scoccia spendere un sacco di parcheggio. Però ecco, quando sei in ritardo non benissimo, però così proviamo la stabilizzazione e il microfono esterno di questo modulo. Dai Andrea, corri. C'è qualcosa che non mi convince in questo supporto. Buongiorno. Imbarco non benissimo. Prima venite qua, poi ah no, devono passare loro, ah no, c'è la business, adesso li mettete in fila. Vabbè. Ciao ragazzi. Mi sento tanto Totò a Milano quando pensava ci fosse la nebbia e la neve. Ma proprio forte, cioè tipo 20 gradi, si sta benissimo. Oh. Allora, ragazzi, già la prima cosa che non va di questo modulo, ho perso il copri flash, perché qua sopra c'è una gommina bianca che va a diffondere un pochino la luce, perché così, come vedete, è molto molto diretta, solo che è attaccato male e vai, aeroporto, aereo, striscia, struscia con la gamba, niente, persa. E l'altra cosa che prima mi aveva fatto un po' strano è questo, vedete, qua sotto si apre così l'impugnatura per appoggiarla, ma il problema è che dico, ma caspita, cioè rimane storta, a parte che adesso c'è l'orizzontalità automatica, quindi mi vedete comunque orizzontale. Poi ho scoperto che si può girare così o così. Beh, devo dire non male il supporto, soprattutto per il fatto che la batteria è ancora al 100%. E sul Find è arrivato un aggiornamento software 500 mega che si sta pappando a colazione molto bene la rete dell'albergo. Ora 18:58, sto facendo un timelapse, guardate che bello skyline al tramonto, ma c'è una cosa che non mi quadra, perché la GoPro mi segna il 50% di batteria, il cavetto è collegato e lo stick, che ha questo comodo pulsantino per controllarne proprio la batteria, mi dice che ha ancora 3 tacche, quindi boh, però non la voglio toccare troppo perché voglio fare il timelapse fino al buio, quindi vado a cena con il Find X5, così vediamo anche lui come gira i video. Stinco. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed. Comunque il nome è tutto un programma, i 12 apostoli. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, thank you. It's for the best and you know why. E tornato in hotel, vediamo un po', vedo un po' tutto spento. No, GoPro morta e qua niente, tutto scarico. Comunque mi sembra che l'autonomia non sia male, eh. E no ragazzi, era sotto embargo, quindi vedrete un video dedicato il 4 di aprile, ma lei no, lei è EV9 ed è sì un concept, ma ci hanno detto che la versione che uscirà nella seconda metà del 2023 sarà molto, 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 molto simile. Ma che bella, eh? Cioè, mi piace veramente tantissimo anche questa colorazione azzurra opaca della carrozzeria. Questi fari anteriori diurni un po' nascosti sotto alla parte anteriore. 4 metri e 95 di lunghezza, beh, importante, così come importante il passo, 3 metri e 10. Immagino dentro una grandissima
abitabilità. Anzi, me la aprono. Vi faccio vedere nel frattempo la parte posteriore, la piattaforma elettrica, perché sarà una vettura completamente elettrica, è quella di EV6, e guardate l'apertura delle porte. Ecco, probabilmente nella versione serie non sarà così, forse ci sarà il montante verticale, non lo so, ma dentro quanto spazio, 3,10 m di passo fanno sì che veramente ci stiano tre file di sedili, ma veramente con tanto spazio a disposizione. Predisposta, ma ovviamente non arriverà così alla guida autonoma di livello 3, quale normative fanno ancora da freno alle tecnologie che i produttori hanno. È un bellissimo display LCD lì frontale, dei comandi retroilluminati sulla plancia, tanti LED, sicuramente effetto lounge, dato anche da questo tetto in vetro veramente grande. E poi la genialata, sulle portiere c'è una banda magnetica che fornisce sia energia sia possibilità di collegare degli accessori. Per esempio questi sono gli speaker che potete attaccare dove volete. La connettività relativa all'audio è Bluetooth, ma la connettività elettrica gli arriva proprio da un'induzione magnetica posta qua su questa linea. LED ovunque, anche qua possibilità di aprire e chiudere le porte in maniera touch. Non posso toccare niente perché siamo ancora, ripeto, a livello di concept. Probabilmente non c'è ancora nulla di ufficiale, avrà trazione posteriore o integrale, e altrettanto probabilmente le batterie saranno attorno ai 5 kWh, con probabilmente dei tagli un pochino più piccoli e un pochino più grandi. Ragazzi, non so a voi, ma a me piace veramente un sacco, cioè vorrei tornare a Milano con una di queste. Bellissima, brava Kia. E ora sono su una macchina che non vi posso dire, perché anche qua siamo sotto embargo. Vi dico solo che è l'auto dell'anno 2022, ma questa è la versione che da 0 a 100 fa 3,5 secondi e a 430 kW, oltre 700 Nm di coppia. Siamo sull'autobahn, mazza! Cioè siamo sull'autobahn e quindi non ci sono i limiti. Lui è un pilota, dicono professionista, 60 in un attimo, eh. Da dire, meno male che è tornato al limite di 120. Alberto, cosa ti è appena successo? Stavo filmando e improvvisamente tutto è crashato. Error. Scritta SD card error. Ascolta, messaggio a GoPro. Cazzo, basta sto software buggato. Basta sto software buggato, che è difficilissimo da dire. Tra l'altro, avrei un altro suggerimento. Potete fare un sistema per cui non serva delle dita minuscole per... Ma deve averlo più lungo. C'è quello più lungo. Ce l'hai tu corto? Ce l'hai lungo. Io ce l'ho lungo, vedi che sporge? Casualmente. Tornando in Italia, aspettando l'aereo, seguo la conferenza stampa di Nothing. Chi è Nothing? Quella società nata dall'ex fondatore di OnePlus, che ha diciamo lanciato sul mercato delle cuffie true wireless, quindi per ora un po' pochino, ma in questa conferenza che è appena finita hanno raccontato che arriverà un telefono, il One, e questo mi ricorda un po' la strategia di OnePlus One, con un launcher loro particolare basato su Android, ma super super leggero. Vedremo. E a Milano ci troviamo praticamente con un jet privato, eh? È bellissimo! E si sale dalla scaletta di bordo. Che modello è? E attenzione alla bionda ai comandi. E tutto finisce là dove è iniziato a Linate. Tra l'altro, ricominciare un po' a viaggiare mi fa perdere un po' lo spazio-tempo, mi sembra di essere via da una settimana, in realtà poche ore fa ero qua. Ma veniamo al dunque, qualche considerazione. Voglio subito una EV9, bellissima, speriamo che non la stravolgano troppo nella messa in produzione di serie. Dentro sicuramente qualcosa cambierà, ma fuori ci hanno detto che al 90% rimarrà così, perché quella che abbiamo visto è già pronta per la produzione. Molto bella la Niro, vedrete, anche lì mi è piaciuta, molto diversa dall'attuale Oppo ve ne ho parlato poco, perché alla fine è un telefono, ragazzi, ormai i telefoni lo sappiamo, si sono livellati, va bene. Non so, questo 888 che ha, quindi generazione precedente, quindi un po' Dr. Jekyll in Mr. Hyde, comunque arriverà la recensione, va bene. Forse prenderai il Lite, che è un po' più sotto anche come prezzo. E sul stick devo fare un change perché ce l'ho qua sotto. E voilà, ma va che goldi! Vabbè, questa tagliamo, voilà, non si può sentire. Questo
impugnatura manico power bank. Allora, premessa, non so ancora quanto costerà, perché sto girando questo video ancora sotto embargo, uscirà il 31 con il prezzo, ma al netto di quei baghettini che tutti noi troviamo, ma alla fine io continuo a usare GoPro 9, forse la più equilibrata, ma 10 perché è una grandissima qualità video, mi è piaciuto. Ah, qua vedete il supporto anche a scatto anteriore per magari attaccarlo allo zaino predisposto. Si può accendere la GoPro direttamente dal manico via Bluetooth, si può fermare la registrazione, farla partire, spegnere la GoPro, ma soprattutto la batteria integrata nel manico mi ha permesso di vloggare tutta la giornata senza cambiare la batteria integrata, il che è decisamente, decisamente comodo. Vedremo quanto costerà, ma su tutto sono un po' stancoppo. Vabbè, taglio anche questa. Ciao.